patatine e patatine, e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sarà un video artistico perché farò un tatuaggio sul mio piedino con voi. Quindi volevo fare questo tatuaggio a lenne sul piede, dato che sulla mano l'ho già fatto ed è già sbiadito. E quindi niente, volevo riprendermi mentre facevo questo tatuaggino perché in molte me l'avete chiesto e quindi ho deciso di fare il video. Ho acquistato questo tubettino di lenne nello stand dell'Egitto all'Expo. Quando ho visto che nel Qatar facevano lenne, infatti ce lo siamo fatti io e Giulia, e ci hanno fatto questa cosina qui, abbiamo deciso di andare alla ricerca, perché vedevamo in giro altre ragazze con altri disegni anche più grandi. Così abbiamo trovato una ragazza che ci ha detto che lo facevano anche nello stand dell'Egitto, quindi siamo andate verso l'entrata vicino al padiglione dell'Italia e abbiamo trovato l'Egitto che vendeva appunto tutte le cose egiziane, tra cui lenne. Il ragazzo mi ha venduto la pasta nera. So che esistono differenti paste, quindi c'è quella marrone scuro, quella marrone, quella classica che è tipo un'ocra, e poi quella rossa. E esiste anche quella bianca. Infatti devo trovare assolutamente quella bianca, l'ho vista su eBay che la vendevano, prima o poi me la prenderò. Però non ho capito bene come funziona, quindi quando la scoprirò ve lo dirò. Se qualcuno di voi lo sa, vi prego ditemelo, cioè nel senso come funziona quando schiarisce, perché comunque queste qua, una volta che vengono via, lasciano il colore. Ma la bianca che cosa fa? Cioè schiarisce la pelle? Boh, non lo so, quindi se qualcuno di voi lo sa, per piacere ditemelo, perché c'ho questo punto interrogativo da giorni e non so cosa. Cioè ho provato a cercare di tutto ma non riesco a trovare niente, cioè vedo tipo le applicazioni dell'enne bianco ma non fanno mai vedere com'è dopo che si toglie la pasta indurita, secca, insomma. Vabbè, tornando a lui, questo qua è l'enne nero e non mi piace tanto perché pensavo fosse una bomba. Innanzitutto all'interno, questo tubetto l'ho pagato 10 euro, all'interno troviamo tutta questa pasta che è veramente tanta e l'applicatore in dotazione a punta che io ho un po' limato per farlo un po' più appuntito con la forbice, però a me non è che è servito tanto perché viene sempre il tratto grosso, nonostante comunque sia veramente piccolo il buchino e fine qua la punta. Il problema è che la pasta è veramente troppo liquida, non si secca come è successo con questa che mi ha utilizzato la ragazza del Qatar, perché questa qua si seccava stile argilla, sapete quando vi fate la maschera all'argilla che vi si secca tutta in faccia? Questa qui invece no, sembra che penetra proprio nella pelle e fa fatica tantissimo a seccarsi e non rimane comunque la superficie bella voluminosa, ma tende comunque a distribuirsi troppo sulla pelle facendo anche delle macchie, quindi non è proprio buona questa pasta qua. Io sono ignorante in materia, è la prima che provo, però ho visto appunto dopo che mi ha fatto questo tatuaggino che il risultato, cioè questo qua l'ho fatto praticamente l'altro ieri e questo qua l'ho fatto 4 giorni fa. Guardate che tratto, cioè questo qua è più vecchio ed è ancora più scuro, questo qua è già andato via. Quindi sta pasta non è il massimo, per quanto mi riguarda ve la sconsiglio. Non so se poi il colore, quindi magari dipende anche dal colore che prendete. Comunque su eBay ho comprato 6 tubetti a 10 euro più la spedizione, però arrivino presto. Comunque se scrivete su eBay enne pasta, enne tutto quanto, vi trovo un sacco di venditori con un sacco di paste di enne. Quindi potete anche trovarla in erboristeria, insomma ho letto un po' di cose, però ho preferito comprarla già nei culettini già fatti, perché Nikon è molto più semplice stenderla, quindi fate un buchettino con le forbici verso la punta più stretta possibile, quindi riuscite a fare il tratto più fine, perché sembra un mini sac à poche. Altrimenti se comprate voi la pasta, la create nella ciotolina e poi la mettete all'interno di un sac à poche fatto da voi, magari con la, che ne so, con la carta forno, ecco. Potete guardare un sacco di video come ho fatto io, quindi man mano imparate anche a conoscere quest'arte favolosa che io amo tantissimo. E una cosa che vi consiglio prima di iniziare a farvi i disegnini con l'enne è di sperimentare su un foglio di carta, quindi magari vi mettete lì e disegnate qualcosa con di fianco un'immagine già fatta, quindi magari la ricopiate, non ricalcate, la ricopiate, quindi mi raccomando. Io infatti ho già fatto alcuni disegni come questo qui che vorrei farmi tanto tanto sul piede, però appunto il tratto è veramente fine, quindi con la punta che ho io non so se viene abbastanza bene. Generalmente questi tatuaggini durano dai 10-15 giorni, poi dipende da quante volte vi lavate le mani, se andate in piscina, quindi col cloro, con, non lo so, con agenti atmosferici potrebbero magari togliersi prima. Io ad esempio questi qui che si è tolto prima, sia perché la pasta è un po' gnè e sia perché comunque mi sono lavata i capelli un sacco di volte, perché appunto ho rifatto il colore come potete vedere e quindi ogni volta dovevo lavare per fare i processi per ottenere questo colore qui, che se vi interessa ho semplicemente applicato il viola con meno balsamo, quindi ho usato più viola in modo che scaricano, cioè in modo che durano di più scaricando sempre allo stesso modo, però mi durano un pelo di più senza che poi ottengo quel colorino indefinito che avevo ultimamente, che mi piaceva però era iniziato a diventare tipo un azzurrino che mi faceva veramente pietà. Però vabbè, chiusa parentesi capelli, ecco il perché anche mi si è schiarito così tanto. Però ovviamente se una pasta è buona, se la pasta linea che trovate è di qualità, è buona,
ovviamente il tatuaggio durerà di più, anche cioè comunque ho utilizzato anche questa mano, come vedete il risultato è proprio diverso, cioè guardate che scuro questo tratto e guardate come chiaro questo tratto qui. Quindi alla fine non è che c'entra anche quante volte vi lavate, c'entra proprio anche dalla pasta che utilizzate. In realtà quella pasta che ho fatto io mi ha detto alla ragazza di aspettare che poi si levava da sola senza lavare la mano, mentre in questa c'è scritto di aspettare che si asciuga tutta la pasta e poi toglierla con una, cioè tamponare con una velina per togliere l'eccesso. Dopo aver rimosso la pasta asciutta, applicare una crema corpo, una crema o un olio per capelli sulle parti decorate del corpo e lasciare 30 minuti e dopo togliere tutto quanto con l'acqua. Quindi qua c'è proprio un procedimento, mentre per questa mi aveva semplicemente detto di non toccare l'acqua, aspettare che i pezzettini comunque seccati della pasta venissero via da soli. Niente, io vi lascerei al video di come ho ricreato questa cosa sul piede. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao patatine e patatini! Questa è la pasta che andrò ad utilizzare, si chiama Ranicon ed è una pasta enne nera. All'interno c'era già questo applicatore a beccuccio, io ho tagliato sulla punta e ho limato con una forbice per rendere la punta un po' più fine, perché all'inizio mi faceva fare dei tratti troppo grossi. Anche adesso comunque i tratti sono grossissimi, però molto meglio di prima. Se avete già un disegno, come me in questo caso, ve lo potete tenere di fianco e seguirlo. Altrimenti potete trovarli su internet, basta scrivere anche mandala o henna, hand, henna fit, insomma un sacco di basta che scrivete anche solo henna, vi trovo un sacco di disegni. E se volete essere più sicuri potete fare una base con la penna del vostro disegno e andarlo poi a ricalcare sopra con la pasta di henna. No. Che volevo riprendere questo. Che cavolo è?